Soprattutto per questo nuovo video, faccio questo video perché me l'hanno chiesto alcune persone. Mi hanno chiesto, Sara, ma guardi Temptation Island? Non pronuncerò mai giusto, ve lo dico. Temptation Island. Beh, l'isola delle tentazioni, l'isola dei cornuti, chiamatela come volete. Allora, sì, allora, diciamo che da un paio d'anni che lo seguo. Allora, e mi hanno chiesto a grandi linee cosa ne penso di questo programma, soprattutto di quest'anno. Allora, io sto guardando ovviamente quello che adesso è con la conduttrice la Marcuzzi. Ho visto anche quello che c'è stato in estate. Non so perché hanno fatto due versioni, sinceramente, però. Perché l'hanno fatto sia in estate che adesso anche in inverno, vabbè. Comunque, allora, sì, lo sto guardando. Allora, cosa volevo dirvi a proposito, visto che mi avete chiesto grandi linee. Allora, non farò come fanno molti a puntata che faccio le reaction perché non sono il tipo, anche perché lo guarda anche mia madre. Quindi, diciamo che è più mia madre che mi ha spinto a guardarlo, perché mi piacciono molto queste cose qua, come anche il Grande Fratello VIP, queste cose un po' di gossip, mettiamola così. Allora, di per sé il programma non mi dispiace, sono sincera, nel senso che mi fa ridere. Mi fa ridere per il concetto che delle persone che stanno insieme da tantissimi anni, per confermare la loro relazione, vada in un'isola, dove ci sono altre persone. Una cosa veramente stupida, però mi fa ridere perché comunque ci sono proprio dei personaggi costruiti che mi fanno ridere, come tipo che dopo un paio di giorni la gente si innamora così perdutamente, già che si accarezzano, si abbracciano, invece le reazioni delle persone. Poi in questo caso adesso purtroppo è uscita la mia copia preferita, che era, come lo chiamano tutti, il serial killer, che era quella formata, se non sbaglio, da Davide e l'altra ragazza che non mi rimette il nome. Io prima con i nomi. Comunque, mi faceva davvero ridere come coppia. Perché lui sembrava un serial killer, sono onesta. Da come veniva, scusatemi il campanello, da come veniva proposta la figura di lui che gli proibiva tutto e lei che, diciamo, senza di lui si dava la pazza gioia. Lei comunque bellissima, veramente bellissima. Allora, scusami, devo aprire la porta a mia madre. Allora, stavo dicendo, mi piace come si sono costruiti per questi personaggi. Comunque, se non sbaglio, lei si doveva chiamare, cioè sì, si chiamava Serena, se non sbaglio. La coppia, quella formata appunto da questi due che mi hanno fatto ridere. Mi è dispiaciuto tanto che sono andati via, tra l'altro pure insieme. Ciò mi fa pensare, mi conferma il mio ragionamento che, secondo me, tutta sta storia dell'isola penso sia un po' una montatura, perché allora, uno, non penso che una persona sana di mente, che ha una relazione da tanti anni, vada in un'isola piena di bei ragazzi o belle ragazze e ci butti il tipo là di va dentro. Cioè, almeno io sinceramente non lo farei, sono sana di mente. Sinceramente, poi, anche se devo avere conferma che devo sposarmi, non vado tanto meno a, diciamo, fatemi passare la parola, puttaneggiare in un'isola con tanti manzi single, non ha nessun senso. Poi ognuno si comporta come vuole. Però mi piace, diciamo, la dinamica, far ridere la dinamica di come. Perché ognuno ha un suo personaggio. C'è chi magari ci prova con quello, c'è chi ci prova con tutti, tipo come la ragazza che ha 21 anni, che si dà la pazza gioia. Poi, beh, si scoprono anche che hanno dei problemi personali. Ma bello che sono tutte coppie che stanno insieme da tantissimi anni, quindi quello che mi sorprende. Magari secondo me dopo tanti anni si sono stufati e vanno in questo bellissimo reality per fare audience, praticamente. Poi io mi sono sempre chiesta se queste coppie sono reali o sono finte, o se le costruiscono apposta per fare questi reality, o se si sono messe già d'accordo nel fare finta, perché alla fine poi non è che si baciano cose. Secondo me è un po' una montatura, nel senso che sanno già il ruolo che devono fare, ovviamente poi dipende da come la cosa si evolve, e insomma hanno dei ruoli, anche perché poi, caso strano, trovano l'anima gemella proprio là dentro, il perfetto ragazzo, poi figola, la perfetta ragazza figa che lì capisce. Chissà come mai li capisce, li comprende e riesce a dare tutto quello che vuole in un solo giorno o in 7 giorni che l'altro gli ha dato in 40 anni di relazione. Sta cosa strana, sa. Per carità, la cosa bella è che almeno vediamo tanti bei ragazzi, tante belle ragazze per gli uomini. Diciamo che è un programma comunque che intrattiene, carino, perché comunque scopri le relazioni, anche se io sono dell'opinione che sia tutto finto. Come un po' anche il Grande Fratello, cioè nel senso che non che le relazioni siano finte, ma nel senso che secondo me gli approcci sono un po' spinti, tipo come se avessero degli sponsor, del tipo, ah, devi fare audience se stai con il tizio, se magari gli fai vedere un po' così, e
È come se quando entrassero avessero tipo non dico un copione, ma più o meno. Perché mi fa molto strano il fatto che mettano coppie un po' a muzzo là dentro e poi devono fare audience, quindi insistono con il fallo di confronto. Se uno non lo vuole fare, insistono. Poi c'è comunque tutta la parte dopo che dicono poi tutte le coppie, cosa. Adesso non c'è ancora, ovviamente, perché le coppie ci sono ancora. Però quando finisce tutto, che tutte le coppie escono, finisce il tempo, c'è anche dopo un paio di giorni, di settimane, mesi, cosa è successo alle coppie. Cioè, devono fare comunque in modo che la gente si interessi alla cosa. Ma secondo me molte cose non sono veritiere, perché sinceramente, per quanto magari possa sembrare reale o possa piacervi l'idea che sia reale, secondo me molte cose non sono reali. O almeno spero che non lo siano, perché veramente la coppia di Davide e Serena che sono usciti insieme, non so chi dei due abbia più problemi. Forse lui o lei, non lo so, però come coppia è proprio mal assortita e hanno molti molti problemi che sicuramente non serve a nulla andare in un'isola a mettersi in mostra o a sembrare un serial killer, però vabbè. Poi ci sono tanti altri personaggi, ripeto, all'interno che comunque mi fanno morire, come c'è, cioè, tipo la ragazza che c'era sempre quel tipo che fa il donnaiolo, non mi ricordo i nomi, scusatemi se molti dicono, non ti ricordo i nomi, io ho problemi con i nomi, non mi ricordo mai i nomi, infatti vado a coppie quando li vedo, li riconosco per le facce, però mi fa ridere ogni reazione che hanno, gli sta toccando la gamba, gli spalma la crema. Poi il personaggio più bello era Davide perché fa, non dovevo farlo. Così, così, è arrivata così, non doveva farlo. Mi fa un po' ridere. Anche il fatto che comunque lei si mostri tanto, il fatto che dopo 3 giorni non arrivi lì, ciao, la carezza, gli dai bacini, amo di qua, amo di là. Io queste cose manco in 3 mesi le faccio con uno sconosciuto. Ma come ragazzo, tra un po'. Cioè, quello che è il concetto, tutta questa espansione d'amore appena entrano là dentro non si sa come avviene. Poi si dimenticano categoricamente dall'altra parte, oppure ci sono quelli che si fanno tutto il percorso o a piangere, o a guardare le lucciole, o stare fermo come serial killer che sta così su una sedia a guardare nulla. Poi l'ultimo si è svegliato. La cosa più sconvolgente è che sono usciti insieme, che veramente sono rimasta sconvolta. Non ho visto tutto bene la puntata perché dopo dovessi sprazzi, però comunque sono rimasta allibita. Però il vestito era intonato con il lettore DVD che gli hanno dato in compenso. Penso che sia un lettore DVD. O comunque un lettore. Era abbinato. Devo dire che i vestiti sono molto belli anche il posto. Se fossi single, benzina ce lo farei. Purtroppo non sono figa come le altre ragazze, però diciamo che è un modo bello per farsi la vacanza. Gratis, perché penso che siano anche pagati, oltretutto, per andare lì. Quindi è vacanza gratis, per far finta di recuperare un rapporto che non esiste o fittizio. Quindi, Temptation Island. Ma anche il Grande Fratello VIP, ma qua parliamo solo di Temptation Island. A me comunque non dispiace guardarlo, mi fa ridere con le coppie. Secondo me dura un po' troppo. Nel senso che fanno un casino di pubblicità e poi alla fine fanno la solita tarantella che si vedrà nel prossimo episodio. È un pochettino lungo, solo quello. È vero che fanno poi anche la replica il giorno dopo che io non ho potuto vedermela perché ieri c'era, noto proprio c'era Chi vuole essere milionario. E mia mamma voleva vedersi Chi vuole essere milionario. Quindi, però devo dire che come programma allora non è brutto, diciamo, ovviamente secondo me è molto, molto, molto finto, tutto qua, cioè questa è la mia opinione, poi ognuno può esprimere la sua, esprimete la vostra opinione sotto nei commenti, dimmi qual è la vostra coppia preferita, la mia purtroppo è uscita, però mi piacevano tanto. Adesso punterò sulla coppia di quelli che stanno insieme da, se non sbaglio, 2 anni, però sono amici da tipo una ventina d'anni, era forse la coppia nuova addirittura se non sbaglio e mi piace anche molto la coppia quella che hanno tipo non so quanti anni di differenza e lei tipo una ragazzina di 21 anni, 22 non lo so, non mi ricordo, quelle due coppie mi ispirano molto, sì. Usciranno anche loro, quando mi ispirano le coppie escono, però vabbè dai, ci vediamo nel prossimo video, ditemi cosa ne pensate voi di questo fantastico, di questa fantastica diciamo, come si chiama? Cioè non nel senso di questa specie di, non serie, non mi viene in mente programma televisivo, ecco, reality show, chiamiamolo così. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, mettete hashtag, quello che volete voi. Ciao!